ascoltate sotto di me la canzone Il Filo, appunto, di Peligro, che è qui con noi, quindi ciao. Ciao Sofia, ciao a tutti. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Io ti ringrazio nel frattempo appunto per essere venuto qui da noi. So che hai appena uscito, il 28 di ottobre in realtà, due album. Tu hai fatto questa scelta strana di far uscire due album insieme, ma insomma, come mai? Sì, è in parte una scelta, in parte un'esigenza più che altro, perché io ho 21 anni e faccio oramai musica da un po' di tempo, da quando ne ho 14. E diciamo che arrivare a pubblicare un prodotto che fosse credibile dal punto di vista artistico non è un processo, almeno da parte mia non è stato un processo così scontato, per cui ho deciso di aspettare a pubblicare qualcosa per il grande pubblico. Beh, certo. fino a sentirmi veramente pronto. Solo che Musica Dannata, che è il disco in cui è contenuto Il Filo, è un prodotto di quest'anno, è un lavoro di quest'anno, mentre invece il secondo disco a cui facevi riferimento tu, cioè Scontento, è stato prodotto nel 2011, e benché in certe caratteristiche si senta un po' di, diciamo, fanciullezza, possiamo dire fanciullezza nella sua realizzazione, è comunque un lavoro che mi è costato tanta fatica, tanto impegno, tanto sudore, e quindi mi sembrava giusto nei confronti del disco stesso. Beh, pubblicarlo, certo. E uscire con una doppia uscita ufficiale mi sembrava un modo originale e giusto per onorare anche questo lavoro. Infatti a me personalmente ha colpito molto questa scelta, ma in positivo in realtà. Poi ho letto appunto che Scontento è frutto di un tuo lavoro passato, quindi hai un po' voluto anche fare, come dire, è un confronto tra i due, no? Li hai fatti uscire insieme e hai detto, vabbè, vediamo come va, insomma. Sì, esatto. Poi il confronto è più che altro è online, il confronto, nel senso che entrambi i lavori sono su iTunes, sono disponibili, certo, e su Spotify per un free listening. Però in realtà le copie fisiche di Musica Dannata ci sono, esistono e sono in circolazione. Copie fisiche di Scontento solamente per i verissimi collezionisti. Sì. C'è una fila di mesi e mesi per ottenerne una, come potrai ecco, nemmeno immaginare, esatto. No? Saranno tutte autografate poi. Sì, rigorosamente, col sangue. Esatto. E no, beh, più che altro era per dare dignità proprio a Scontento, che è un disco che merita certo, la dignità che ho deciso di attribuirgli, almeno secondo me. Molto bene. In realtà non sono i tuoi primi lavori. Tu hai fatto uscire nel 2012, sì, se sbaglio, Epicentro, che esatto, in realtà non è un lavoro frutto solo della tua mente, no? Era in collaborazione con altri due artisti. E io ho letto sulla tua pagina Facebook che è stato ideato, scritto e registrato in una notte. Sì, è difficile credersi. Esatto. Allora, intanto puntualizziamo, non è un lavoro ufficiale, esatto, chiamiamolo sì, così. Bravo. È un lavoro fatto un po' come passatempo, un po' per passione, e posso permettermi di rubare due secondi per certo, parlare della storia di Epicentro. Era un sabato sera, un noioso sabato sera, e io e Riche e Seppia, che sono i due ragazzi con cui ho svolto questo lavoro, ci siamo sentiti, ci siamo detti cosa facciamo stasera. Io ho la fortuna di possedere uno studio di registrazione a Milano, e ci siamo detti, ma sì, andiamo in studio, scarichiamo da internet delle strumentali edite e regaliamo a chiunque voglia usufruirne un lavoro di una notte. Quindi ci siamo messi lì in studio di registrazione, carta, penna. Chi carta, chi penna, chi computer, esatto, stavo già per dirti vecchia scuola, carta e penna. Carta, penna, computer, no, dipende, perché c'era solo un computer, quindi uno ha preso un computer, gli altri sono stati forzati a prendere carta e penna. Carta, penna, computer, un paio di birre, due chiacchiere, ed è venuto fuori questo EP di 6 tracce. Sì. E una con la collaborazione di Dipa, che è un altro ragazzo che è l'autore delle grafiche sia di Musica Dannata che di Scontento, oltre a essere un grandissimo artista anche lui. Sì. E abbiamo deciso di regalarlo a chiunque volesse, e sono contento, allora, io personalmente sono molto contento del risultato, perché intanto in una notte fare un lavoro simile secondo me non è
indifferente. Esatto, però non è, però vabbè, quindi complimenti, sì. Innanzitutto. Dalle, sì, abbiamo iniziato verso le 8 del mattino, abbiamo finito verso le 4, 4 e mezza. E poi perché è stato veramente molto divertente. È stato molto divertente realizzarlo. È bello condividere la propria passione, la propria arte nei limiti del possibile con gli altri. Quindi è stato proprio una bella esperienza. Beh, che poi è l'importante, no? Perché sì, se ti diverti a fare il disco, sicuramente poi qualcuno si divertirà ad ascoltarlo. Almeno questa è la teoria. Questo senza dubbio. Ma poi soprattutto, essendo, essendo la musica la cosa che mi piace di più, io tento di interpretarla come un lavoro, ma alla fine della fiera non è proprio un lavorare se ti piace farlo. Beh, chi, certo, chi lavora facendo quello che ama non lavora un giorno in vita sua. Esatto, dice, no? Questa bellissima questa frase. Tra l'altro io so che tu non fai solo musica, a parte che sei giovanissimo, classe 1992. 1992. Tu sei anche uno studente, giusto? Sì, ci provo. Provi a fare lo studente universitario e cerchi di far convivere, no, questi due lati della vita. È difficile. Sì, è difficile perché spesso e volentieri la real life, diciamo, impone dei ritmi di lavoro non ottimali, cioè, per fare un esempio, Musica Dannata ha richiesto più di un anno e mezzo di lavoro per venire alla luce e diciamo che un disco non dovrebbe impiegare un anno e mezzo per nascere, però al momento è la cosa giusta da fare per due motivi. Primo, perché serve studiare, al di là dei perbenismi e quant'altro, serve per se stessi innanzitutto, per avere qualcosa di cui parlare nei pezzi, e poi perché comunque avere un titolo di studio mi garantisce anche eventuali altre strade future, considerando che chi lavora di questo, chi lavora di musica, a parte i grandi contratti di major, difficilmente fa solo quello di mestiere. Bisogna sempre conciliare la musica con altro, sempre o quasi. Quindi vediamo, se tutto va bene, nel 2014 sarò il dottor Peligro. Molto bene, allora ti ospiteremo anche in quell'occasione, sì, sicuramente. Invece che col cappellino vengo con il cappello col da laurea. Esatto. Esattamente. Io volevo chiederti anche un po' velocemente, più o meno, il tuo background. So che non è un background da purista, come mi hai detto tu, sì, prima. Sì, esatto, te l'ho detto io prima. Sì, qua i puristi, appunto, se ci sono dei puristi che ascoltano, mi odieranno un pochettino. Diciamo che spesso e volentieri si pensa che per fare questa musica uno debba sapere a memoria tutto ciò che è successo di questa musica prima, uno debba sapere a memoria la discografia dei vari Cypress Hill, certo, e dei Randy MC e così via, cosa hanno fatto, quando l'hanno fatto, perché l'hanno fatto. In realtà io penso che questo aspetto della cultura hip hop sia importante, ma non sia la condizio sine qua non. Beh, per certo, fare questo genere musicale, per fare musica in generale, anche perché la definizione di genere oramai secondo me è superata. Per fare musica serve tanta passione e il mio background attinge da tantissimi mondi, come si può anche intuire ascoltando Musica Dannata. E ce lo andiamo ad ascoltare adesso. Non c'è più questo, l'ultimo pezzo, giusto, uscito dal tuo appunto album Musica Dannata. Esatto. Non ho sbagliato nulla. No, non hai sbagliato nulla. Basta. Peggio è passato. Esatto. Stavamo appunto chiacchierando di te, dei tuoi progetti. Ne andiamo a parlare poi tra pochissimo. Io volevo chiederti quelli che sono sulla scena, quelli famosi, no? Quelli di cui MTV passa i video, per dirla proprio sporca. Cosa ne pensi tu in generale? Volevi farmi la domanda trabocchetto. Esatto, volevo farti il tracobetto, invece no. Ma il rapporto con la scena hip hop, come ogni artista hip hop che si rispetti, il rapporto con la scena hip hop è un po' di amore e odio. Certo, nel senso, immaginavo. Io penso che adesso la scena hip hop italiana, italiana nella fattispecie che è il mondo più affine al mio, quindi mi occupo di quella, sia molto evoluta dal punto di vista delle skills, diciamo, del talento, delle abilità dei singoli artisti. Tantissimi artisti, una lista veramente infinita, tantissimi artisti hanno dimostrato di avere qualcosa da dire. Il problema, secondo me, è che non troppo spesso queste skills vengono messe a servizio di qualcosa di artisticamente valido. Però
sono molto contento di poter dire che ci sono delle eccezioni, ci sono tantissimi esponenti di questo genere che secondo me tengono alto il nome dell'hip hop italiano in giro, quindi un po' amore, un po' odio, diciamo. Bene, dai, bene, bene, meglio così. Ascolta, ricordiamo quelli che sono i tuoi contatti, perché insomma, se i nostri ascoltatori vogliono appunto contattarti, perché no, possono farlo. Dici pure quali sono le tue pagine ufficiali. Assolutamente, allora, intanto il mio canale di YouTube, YouTube, non so. Va bene uguale. Puoi anche dire YouTube. www.tutubi. Esatto. www.youtube.com/peliger, che sarebbe peligro in milanese. Esatto. Quindi peligr. Perfetto. E potete trovare i miei video. Tutti i tuoi video. Tutti e due i miei video. tutti. Esatto. Comunque. Abbiamo poi Twitter, twitter.com/officialpeligro, WF, official peligro. E infine Facebook, www.facebook.com/peligro.official. E lì sui social si può rimanere aggiornati circa le mie attività presenti, passate e future. Esatto, c'è anche una tua breve biografia poi, no? È da lì che ho scoperto che sei giovanissimo. Ah. Se anche voi volete scoprire che peligro è giovanissimo. Esatto, mi raccomando, queste sono le sue pagine Facebook e scusami, le sue pagine ufficiali. Invece per quanto riguarda i progetti futuri, mi dicevi che hai un po' di carne al fuoco. Sì, no? sta bollendo qualcosina in pentola, al di là di quelli che saranno i miei progetti ufficiali, chiamiamoli così. Io separo sempre i progetti ufficiali dai progetti indipendenti, questa è una mia linea di condotta. I miei progetti ufficiali, accompagnato dal mio produttore Hernan Brando, che è un genio assoluto musicale, e riprenderanno con l'inizio dell'anno nuovo, quindi inizio 2014. Poi, prima dell'uscita naturalmente ci vorrà un po' più di tempo, e sono in fase di ultimazione, si dice, può essere? Sì, sto terminando. Lo facciamo passare. Esatto, di un progetto con Riche e Seppia, i due ragazzi con cui ho fatto Epicentro, e speriamo di regalarlo al pubblico il più presto possibile. E per ultimo, a breve inizieranno i lavori per un terzo video ufficiale che dovrebbe uscire intorno a gennaio-febbraio, e che solo per voi, per ringraziarvi di avermi chiamato qua, ho pensato di portare qui. Esatto, io so appunto che ci hai fatto un bel regalo, quindi grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie appunto per questo pezzo che noi passiamo, perché ci fa sempre molto piacere, quindi grazie di nuovo, io ti saluto, è stato un grande piacere. Anche se vuoi me. Salutare la tua mamma che ci stava ascoltando. Ciao mamma, da buon italiano, esatto. In televisione, ciao mamma. Ci vuole, ci mancherebbe altro. Sempre.